Ciao a tutti, oggi andiamo a scoprire alcune delle risorse open di Media Library Online, la biblioteca digitale della rete bibliotecaria bresciana e cremonese, in particolar modo delle risorse dedicate ai bambini e ai ragazzi. Partendo dal vostro motore di ricerca, digitate MLOL Brescia, selezionate il risultato ottenuto e vi trovate su questa pagina. Sottoente, mi raccomando, Rete Bib Bresciana e Cremonese e poi inserite username e password che sono gli stessi di OPAC oppure chiamate in biblioteca per farveli attivare e successivamente cliccate su login. Vi trovate quindi su questa pagina, a destra andiamo a scoprire le risorse open caratterizzate dal colore arancione. Allora, partiamo subito con i libri digitali. Sempre a destra clicco su Vedi tutti e a questo punto decido di filtrare i contenuti per vedere le cose più adatte ai bambini e ragazzi. C'è proprio il filtro livello scolastico, non so, potrebbe essere scuola primaria. A questo punto ci troviamo davanti a una serie di libri adatti alla scuola primaria. Clicchiamo su un titolo e poi ci rechiamo al sito che lo fornisce. Ok, in questo caso dobbiamo ruotare per leggere nel migliore dei modi. E qui possiamo cliccare su Read Story per leggere effettivamente la storia, oppure il libro si potrà scaricare e quindi avremo l'opzione. Anziché vai al sito di prima, avremo l'opzione scarica. Torniamo quindi indietro. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante per intrattenere i piccoli di casa sono gli audiolibri. Anche in questo caso a destra clicco su Vedi tutti e vado a filtrare sempre per livello scolastico. Per cui scuola secondaria di primo grado abbiamo appunto diversi libri che possono essere ascoltati. E li vediamo sia in italiano che in inglese perché se vogliamo filtrare ulteriormente il contenuto possiamo effettivamente andare a selezionare la lingua che ci interessa. Clicchiamo sul titolo. Come vedete abbiamo le opzioni scarica, invia MLOL Reader che è l'app gratuita che si può scaricare sia per iOS o iOS che per Android, oppure si può andare al sito anche in questo caso e scaricare direttamente da lì. Torniamo ulteriormente indietro. Un'altra cosa che si può fare è una ricerca classica, quindi con la lente di ingrandimento in alto a destra. Selezioniamo in questo caso, io scrivo coloring, clicco su cerca, mi riporto sulle risorse open che sono quelle sempre accessibili e ritorno ai libri digitali. Clicco sempre a destra su Vedi tutti e come vedete sono stati selezionati questi libri che se avete una stampante in casa sono molto belli sia per i bambini che per i grandi in realtà, perché sono i libri con i disegni da colorare. Ce n'è per tutti i gusti, principesse, dinosauri, ci sono appunto quelli per gli adulti con i mandala, per esempio. E andiamo su uno per vedere com'è. Anche qui vi dà le tre opzioni, scarica, invia MLOL Reader oppure vai al sito. Io decido di scaricarlo. Se vi succede qualcosa in questa fase, ricordatevi che dovete aver fatto il login prima per poter accedere a questa risorsa. E parte effettivamente lo scaricamento di questo libro che, come vedete, eccolo qua, è un libro a tutti gli effetti, proprio con le pagine da colorare. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video dedicato alle risorse open, questa volta per gli adulti.